Il Montorio Volley torna in Serie B dopo una cavalcata sensazionale. Lo fa battendo la Gada Pescara 3 nella doppia sfida finale. All'andata Porcinari e compagni si sono imposti per 3-1, ipotecando di fatto la promozione. Arrivata oggi al termine di una sfida giocata alla perfezione e vinta 3-0 davanti al pubblico delle grandi occasioni. Mister, che emozione davanti a questo pubblico, la promozione in Serie B. È bellissimo far tornare la Serie B a Montorio, ce la siamo meritata per quello che abbiamo passato negli ultimi anni. È una corsa che finisce oggi e continuerà, spero, ma che è partita 3 anni fa con questo gruppo di ragazzi bellissimi che sono cresciuti tutti in casa dalle giovanili e per fortuna siamo riusciti a ritrovarci. Il ritorno del capitano storico Olivio Porcinari, ci hanno quella marcia in più, ma è una vittoria assoluta del gruppo, perché questo gruppo è fatto di ragazzi che hanno fatto dei sacrifici enormi per stare insieme e arrivare a questo punto. Una cavalcata trionfale, ma ha mai avuto qualche dubbio che questa squadra non ce la potesse mai? È stata difficile perché è stata difficile. Siamo sempre state tra le prime e questo ci ha permesso di prendere consapevolezza del gioco e di quello che sapevamo fare. E dubbi no, soprattutto nelle ultime fasi dove c'è stata la semifinale e la finale, ci hanno consolidato nelle nostre capacità. Ma per adesso festeggiamo, poi il futuro vedremo. Sta alla società a decidere e vedere che fare insieme ai ragazzi. Però felicissimi di festeggiare. Il pubblico oggi ha fatto il suo. Il pubblico è bellissimo rivedere. Io sono cresciuto qui dentro come allenatore ed era la normalità questo pubblico. Spero che torni a esserlo ed è bellissimo giocare davanti a loro. Capitano, un'altra grande partita, una grande emozione tornare in Serie B per il Montorio. Sì, una grande emozione davanti a un pubblico del genere. Sono anni che la pallavolo che conta manca a Montorio. Il progetto era di tornarci il prima possibile, ma col giro di 2-3 anni. Invece al primo colpo non abbiamo sbagliato, i ragazzi sono stati fantastici per un anno intero e Montorio merita una serie nazionale, quindi siamo contentissimi. Insomma, oggi un grande 3-0, avete concesso in 2 partite un solo set al Pescara. Sì, complimenti alla squadra del Pescara che ci ha dato filo da torcere, ma noi eravamo troppo sul pezzo, non volevamo perdere, abbiamo espugnato prima il campo di Pescara e qui era un match point che non potevamo ripetere portandoci a gara 3, rischiavamo troppo, quindi eravamo carichi, si sentiva la tensione dei più giovani, ma eravamo troppo a palla e non potevamo rischiare. Io dal primo giorno, dal 10 settembre, che credo che questa squadra tornerava al primo colpo in Serie B. E allora cercavo di inculcarglielo tutti i giorni in allenamento, in partita, ed ero certo al 100%. È indescrivibile, io gioco da poco tempo a pallavolo, devo dire che un'emozione così forte non l'ho mai provata, veramente bellissimo. Era più una questione di essere uniti, essere gruppo e riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati fin dall'inizio. Ci siamo amalgamati talmente bene che abbiamo fatto un campionato per me strepitoso. Beh, allora, loro sono sicuramente una squadra molto forte, molto ostica. Giocano bene a muro, hanno un'ottima composizione in campo. Però, secondo me, questo gruppo, questa squadra, quando gioca bene è veramente difficile a tenerci testa. Beh certo, comunque un palazzetto pieno, vincere la Serie C e andare comunque un campionato importante come la Serie B è emozionante. No, ovviamente comunque quando giochiamo bene si vede, comunque le altre squadre pure forti, però abbiamo dimostrato di essere un passo avanti. Beh sì, comunque perché abbiamo giocato in squadra e quando giochiamo bene vinciamo, insomma.